saluto da Ivan Paparelli, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Oggi conosciamo Canon EOS R6, una delle più recenti fotocamere mirrorless del produttore, una macchina fotografica che è stata presentata sul finire dello scorso anno insieme alla R5, macchina a cui ogni tanto faremo riferimento perché queste due fotocamere vanno un po' a occupare due segmenti diversi, ma probabilmente alcune delle caratteristiche estreme viste su R5 hanno portato forse a sottovalutare le potenzialità di questa R6, che ve lo dico subito, trovo essere una macchina semplicemente entusiasmante. Lo è nel body, che secondo me è perfettamente sagomato. Credo che Canon stia riproponendo anche sulle mirrorless un concetto che ha sempre un concetto nel quale ha sempre creduto, che è quello di proporre delle macchine con un livello di ergonomia davvero di ottimo livello. La filosofia mirrorless è stata interpretata in diversi modi, c'è chi cerca di miniaturizzare il più possibile le dimensioni della macchina per renderla più facilmente trasportabile, qualcuno utilizza sensori un pochino più piccoli. Personalmente mi piace molto questa idea di poter beneficiare di tutte le più recenti tecnologie a disposizione, quindi della tecnologia mirrorless, ma di poter beneficiare di un corpo macchina facilmente gestibile. Ecco, questa EOS R6 per quanto mi riguarda sembra essere disegnata sulle mie mani, io ho delle mani piuttosto ingombranti, e davvero nei flussi di lavoro è un piacere da utilizzare, quindi grandi complimenti. C'è una un'impugnatura molto molto ben sagomata, piuttosto estesa, con moltissimi comandi a portata di mano, direi promossa assolutamente a pieni voti. Un corpo macchina che pesa poco meno di 6 etti al netto di batterie e schede di memoria, ci si avvicina invece intorno ai 700 grammi, siamo a 680 grammi per esattezza se abbiamo appunto la batteria e anche le due schede di memoria, perché le schede di memoria sono due, e anche questo ci fa capire che abbiamo a che fare con una macchina che ha delle legittime ambizioni di tipo professionale. Corpo tropicalizzato, andiamo a descriverlo allora. Partiamo dalla parte superiore, visto che l'inquadratura ci suggerisce questo. Abbiamo il pulsante di scatto, ovviamente qui a portata di indice, una serie di pulsanti funzioni che troviamo un po' disseminati in tutto il corpo macchina, una delle prime rotelle a portata di indice, abbiamo anche il pulsante di blocco, abbiamo il pulsante per avviare la registrazione, la ghiera con tutti i modi selezionabili, una seconda rotella, questa invece a portata di indice. Cosa che mi è piaciuto moltissimo trovare è questa sorta di mouse a portata di pollice, che ci permette di gestire diverse funzioni, tra le quali i punti di messa a fuoco, e ora ci ritorniamo. C'è il pulsante di accesso al menu rapido, riproduzione dei file, il cestino, un pulsante informazioni, qui c'è anche il menu. C'è anche questa ghiera, ora la macchina è accesa, una ghiera che può essere utilizzata praticamente solo nella sua funzione circolare, non funziona come un tasto in quattro direzioni, secondo me in alcune condizioni sarebbe stato anche molto utile poterla utilizzare. Comunque vi ribadisco che c'è la presenza del mouse che riesce a essere molto utile proprio da questo punto di vista. Slitta porta accessori, non c'è l'illuminatore incorporato come da tradizione in questo tipo di fotocamere, bellissimo il mirino da 3,68 milioni di pixel, davvero molto ampio, luminoso, con bei colori, e nella parte bassa il sensore di prossimità per attivarlo quando ci si avvicina con il viso. Mi è piaciuto moltissimo anche il monitor, perché è un monitor che si può completamente orientare. Io trovo che in definitiva sia sempre la scelta migliore questa per qualsiasi fotocamera, perché ci permette di utilizzarlo in tutte le condizioni possibili ed immaginabili, compresa quella della autoripresa, che piaccia o non piaccia è uno strumento anche molto utile in certe circostanze, quando c'è l'assenza di un secondo operatore. Capita con molta frequenza di essere operatori di se stessi, quindi di doversi autoriprendere in certe circostanze, e questa è una soluzione secondo me impagabile. Tra le altre cose, la macchina in questo momento è in modalità video, come potete vedere
compare anche sul touchscreen, oltre a tutta la serie di settaggi sui quali possiamo intervenire, anche questo pulsantino rosso proprio sul touch che ci permette di attivare o disattivare la videoripresa, quindi senza dover andare a cercare il pulsante rosso qui sopra, che comunque è molto facilmente identificabile anche in questa posizione. Un ottimo monitor, un touchscreen ben con la giusta sensibilità che ci permette di fatto di attivare tutte le funzioni della macchina. Abbiamo anche una lampadina per l'assistenza della messa a fuoco e anche l'infrarosso per comandare alcune funzioni della macchina da remoto. Il cuore della macchina è questo sensore full frame che in questo momento vediamo completamente esposto, da 20 megapixel. Se spegniamo la macchina, adesso vedremo chiudersi anche questa tendina di protezione del sensore, una delle chicche che sono state pensate da Canon per la sua serie R, serie di fotocamere con attacco RF, un attacco completamente rivisto rispetto al classico F di Canon. Vado a memoria e mi scuso se sbaglio, ma dovrebbe avere 54 mm di diametro e 20 mm di tiraggio, quindi anche un tiraggio molto corto rispetto alla distanza tra il sensore e l'innesto dell'ottica. Qui c'è anche il pulsante di rilascio dell'ottica. Andiamo a parlare di altri dettagli dal punto di vista tecnico. C'è il sistema di messa a fuoco dual pixel che consente di fatto di coprire l'interezza del fotogramma, quindi si arriva al 100% di copertura del sensore. Possiamo anche selezionare oltre 6.000 aree di messa a fuoco, naturalmente tramite il pulsantino, il mouse di cui vi parlavo poco fa. Una macchina che ha un sensore da 20 megapixel, lontano dagli oltre 40 della R5 e di qualche concorrente, un sensore che offre una qualità superlativa di immagine con, secondo me, un ottimo rapporto segnale-rumore, proprio perché il numero di megapixel non è esagerato, quindi la macchina in quella circostanza tende ad avere un ottimo contenimento anche del rumore. Stiamo parlando di una macchina di un livello molto alto. Mi è capitato di fare prove di scatto anche a valori ISO piuttosto importanti, anche a 6400 ISO, 12800, una macchina che riesce a governare senza problemi, ovviamente anche, dipende anche dal tipo di ottica, ma secondo me valori tipo 3200, 6400 ISO sono valori veramente utilizzabili in tutta serenità. Gamma ISO che può andare nativamente da 100 fino a 25600, ma può essere espansa fino a 204800 ISO. Anche questo è un dettaglio importante. Vediamo se sto dimenticando qualcosa. Abbiamo già visto il doppio slot. Volevo parlarvi anche della modalità video. Ecco, anche in questo caso vi dicevo all'inizio che ogni tanto faremo avrei fatto qualche raffronto anche con la R5, che ha portato tra le prime macchine la risoluzione 8K sul mercato, che non è presente invece in questa R6, che si ferma tra molte virgolette al 4K a 60 fps, ma dispone anche di un bel Full HD a 120 fps, che forse tutto sommato, visti i tempi, è ancora più utile. Vero è che il 4K sta diventando un nuovo standard, forse lo è già diventato, ma credo che questa cosa segni un po' uno spartiacque tra certi tipi di utilizzo, tra chi fa il videomaker a un certo livello, chi fa produzioni video di un certo tipo. Ovviamente la platea di azione è enorme, si può spaziare da produzioni di contenuti per utilizzo personale a utilizzi professionali, magari la cui diffusione è quella di andare sui social, quindi certi tipi di risoluzioni sono assolutamente inutili, talvolta addirittura dannosi. Ovviamente ci sono delle esigenze che possono essere assai più complesse, allora un livello di risoluzione più alto aiuta a catturare più dettagli, se è necessario magari eseguire anche qualche leggero crop. Il fatto di poter disporre anche di frequenze progressive di un certo tipo ci aiuta anche a utilizzare eventualmente immagini rallentate, che sono sempre molto belle da utilizzare. Ecco, questa è una macchina che secondo me vive tranquillamente nella cosiddetta pancia del mercato, con delle caratteristiche anche superiori alla media, senza andare a finire nell'estremo che abbiamo visto ad esempio proprio della
della R5. Confrontandomi anche con qualcuno che ha già utilizzato questa macchina, anche guardando qualche altro video in rete, ho visto che qualcuno ha incontrato il problema del surriscaldamento in modalità video quando si scatta, o meglio, quando si gira alla massima risoluzione possibile. Io confesso che ho fatto più di un tentativo. È vero che in questi giorni ci sono delle condizioni di lavoro che non sono neanche semplicissime, ovviamente per la situazione sociale che tutti quanti stiamo vivendo, però mi è capitato di girare alla aperto, è vero, non mi sono mai spinto oltre una certa lunghezza delle clip. È un problema che io personalmente non ho mai incontrato nell'utilizzo che ho fatto in queste settimane della R6. Ribadisco la capacità di girare il video in 4K a 60 frame al secondo e credo che per molti utilizzi forse sia ancora più utile il Full HD, che può arrivare a 120 fps, naturalmente mantenendo anche la possibilità della messa a fuoco continua, che ovviamente non è un dettaglio. Tra le altre cose, il video può essere girato in 422 a 10 bit, scusate, c'è anche il Canon Log 1 da poter utilizzare. Questi sono dei dettagli ovviamente che i videomaker veri conoscono con grande importanza, perché poi anche lo sviluppo di file così pesanti richiede un'attrezzatura successiva per poter lavorare questi file, per fare della post produzione, e naturalmente la differenza di peso tra file più o meno compressi, più o meno pesanti anche dal punto di vista della risoluzione, va a determinare la necessità di avere anche una strumentazione di un certo tipo per poterci lavorare. Prima ho saltato a pie pari, me ne scuso, rimedio subito anche tutte queste connettività che ci sono sul lato sinistro della macchina. C'è l'ingresso microfono, l'uscita cuffie per monitorare anche l'audio in presa diretta. Abbiamo anche un connettore USB di tipo C, c'è la porta micro HDMI e la possibilità di comandare anche la macchina tramite un telecomando remoto. Io ho avuto la possibilità di provare la EOS R6 con due ottiche che mi sono piaciute tutte e due tantissimo, naturalmente per ragioni diverse. Il 24-105 f4, una classica ottica a tuttofare ma certamente di grande qualità, un'ottica anche piuttosto pesante e ingombrante, che tuttavia non mette in nessun modo in difficoltà anche l'equilibrio dinamico della macchina, perché è vero, l'ottica è piuttosto pesante ma non va a sbilanciarsi, anzi è quasi piacevole da utilizzare l'insieme, pur se il peso diventa considerevole, ma mi è capitato di utilizzarlo in diverse circostanze ed è un'ottica che mi piace particolarmente, con una qualità importante, costa oltre 1200 euro, mi pare 1259 euro costa il 24-105 f4, ma ho provato anche il 35 mm f1.8 che trovo essere una lente molto molto gradevole da utilizzare, molto divertente, con un giusto livello di luminosità, e tra le altre cose ha un costo d'acquisto che è contenuto in 579 euro f1.8, quindi si riesce a lavorare anche in ambienti scarsamente illuminati. Me la sono portata dietro, l'ho portato dietro con me questa lente, in realtà le avevo tutte e due, sono andato dentro l'Accademia delle Belle Arti di Brera un giorno che era veramente, ahimè, ribadisco, in questi giorni veramente desolata, non c'era dentro nessuno, e sono riuscito a cogliere degli aspetti particolari di quel posto che io amo moltissimo, proprio divertendomi anche a mettere in difficoltà la macchina con dei valori ISO piuttosto alti, ma con quest'ottica sono riuscito a tirar fuori delle cose che mi sono veramente molto piaciute a livello di dettaglio. Volevo ritornare anche su un altro dettaglio importante. Stavo vedendo qui il fatto della stabilizzazione, che attivabile o disattivabile sull'ottica. Questa EOS R6 può arrivare fino a 8 stop di compensazione a livello di stabilizzazione, quindi anche da questo punto di vista c'è un lavoro veramente veramente importante che ci aiuta ovviamente sia nella gestione dei tempi di scatto, ma anche forse ancora di più nella gestione del video. C'è un livello di stabilizzazione veramente veramente notevole. Cosa dire, l'esperienza con questa macchina è secondo me davvero di altissimo altissimo livello. Come vi dicevo prima, credo che a livello di opinione sia una macchina che ogni tanto forse viene un pochino sottostimata nelle sue potenzialità, proprio perché è un po' lontana da alcuni eccessi, da qualcosa di assolutamente estremo che abbiamo visto sulla sorella maggiore R5, ma è una macchina in realtà a cui non manca realmente niente. Allora, io credo che dal punto di vista fotografico rasenti veramente la perfezione, un sensore con un pedigree notevolissimo, con tante funzioni utili. Dal punto di vista del video c'è la registrazione che si interrompe
doppia a 29 minuti e 59 secondi. Questo può essere un limite per alcune operatività da videomaker. Vi ribadisco il fatto che è un fattore conosciuto che in alcune circostanze la macchina possa scaldare. A me questa cosa non è mai successa. Credo che per utilizzi anche piuttosto impegnativi possa andare bene anche dal punto di vista video. Forse per spostarsi su un livello estremo, su esigenze estreme anche dal punto di vista video, forse sia necessario magari rivolgersi proprio alla sorella maggiore, alla R5. Detto con tutta franchezza, credo veramente che ci sia ancora una nettissima maggioranza di utenti che possa benissimo utilizzare la R6, forse non sfruttarla neanche completamente a fondo, che ha bisogno di qualcosa di più. Naturalmente deve investire più quattrini, non solo sulla macchina fotografica, e la R5 lì è pronto a coglierla a braccia aperte. R6 costa 2.829 euro di listino. In questo momento ho davanti a me il sito ufficiale di Canon e c'è un'offerta che fa scendere il prezzo di oltre 200 euro, anzi no, 200 euro giusti, 2.629 euro, quindi anche questo potrebbe essere qualcosa di interessante proprio in questi giorni, quando questa recensione andrà online. Cosa dire? EOS R6 è una macchina che io mi sento di consigliare sostanzialmente a tutti, che a me è piaciuta veramente moltissimo, capace di portare la fotografia a un livello veramente molto alto e fatti salvi alcuni limiti, non so quanto realmente importanti, anche dal punto di vista video abbiamo a che fare con un prodotto di grandissimo livello. Volevo vedere magari giusto al volo anche, va bene, magari non rappresenta poi una grandissima novità, ma c'è un menu estremamente razionale, tipico del mondo Canon, col quale si riesce facilmente a interagire. Lo vedete con il mouse che sto utilizzando in questo momento, e da qui si può lavorare su tutte le varie funzionalità della macchina. C'è da perdersi, ovviamente, essendo una macchina di questo livello, ce ne sono veramente, veramente moltissime, ma l'interfaccia resta estremamente comoda. Nella parte bassa c'è ovviamente l'attacco per il treppiedi, qui c'è anche per il tripod, qui c'è anche l'ingresso, il vano per la batteria. Batteria che, un po' come spesso capita, non è facilissimo valutare. Viene dichiarata per oltre 500 scatti, in realtà si riesce ad andare senza grossi problemi anche oltre questa espressione numerica, che spesso è una sintesi non completamente attendibile, perché se vi capita di lavorare ad esempio con delle lunghe raffiche, o se proprio in quelle circostanze magari lavorate molto con il mirino, pochissimo col monitor, il risultato è che c'è un'autonomia secondo me sopra la media per quello che riguarda il mondo mirrorless. Non siamo ancora forse arrivati ai livelli di autonomia di alcune macchine full frame, soprattutto quelle professionali, ma mi sembra che sia una macchina con un livello di autonomia assolutamente, assolutamente valido. Mi fermo qui per questa chiacchierata su Canon EOS R6 e a me scappa un wow, che macchina! Ci vediamo ai prossimi video. Un saluto da Ivan.